Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti qui questo pomeriggio. Ringraziamo sempre Caffè Motta per l'ospitalità. Conferenza stampa di presentazione del mister Davide Nicola. Lasciamo subito la parola al presidente Danilo Iervolino. Allora, buon pomeriggio, vi devo dire che apro subito con la notizia che siamo felici, soddisfatti, siamo di buon umore. Presentiamo oggi il nuovo mister Davide Nicola, un grande combattente. Non ci resta proprio il tempo che combattere, crederci. È un mister che sa come mettere in campo giovani e energizzarli per cercare questa leggendaria salvezza. È una persona, ci siamo sentiti qualche giorno fa, che mi ha subito colpito. Nata tra di noi una chimica particolare, proprio perché il mister ha una carica umana e una sensibilità che io ritengo sia quella giusta per cercare di portare avanti questo miracolo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, logicamente il direttore Sabatini è stato direttore d'orchestra che ha immaginato anche che l'identikit giusto potesse ricadere sul mister. Io sono contentissimo e mi auguro di non fare più conferenze stampa da qui a fine giugno, il che vuol dire che si cambia troppo e si vede che qualcosa avremo sbagliato. Quindi mi auguro che questa possa essere l'ultima conferenza stampa di presentazione di qualcuno. Grazie ancora e la parola al direttore Sabatini. Grazie. Va bene. Ben arrivato a Davide Nicola, e non solo a lui, ma a tutto il suo staff preziosissimo, perché li sto vedendo lavorare e veramente sono, come dire, euforico della qualità che mettono in campo e della comunicazione che intercorre tra di loro. Sono un gruppo veramente formidabile. Dopo il mister li presenterà. E non sbaglio, mister? Assolutamente, con grande piacere. Ed è un gruppo veramente che certamente porterà a casa un risultato. Il presidente ha introdotto l'allenatore con una definizione che è certamente calzante, un guerriero, magari il guerriero della luce di Coelho, ma io vorrei uscire dagli stereotipi, perché non mi piace che gli allenatori vengano definiti in una maniera piuttosto che in un'altra, stante che la definizione del presidente è corretta, perché il motivo per cui l'abbiamo cercato è perché noi pensiamo che lui sia un uomo battagliero, positivo e che voglia perseguire un risultato lavorando dentro il campo. Però comincio a detestare un po' i luoghi comuni o gli stereotipi che riguardano l'allenatore: sergente di ferro, ma guerriero, eccetera eccetera, perché questo allenatore, per quello che ho visto io, e non è poco perché ho visto due allenamenti, quindi è già abbastanza, è un allenatore di altissimo livello, che potrebbe competere per qualsiasi altra piazza. Per adesso e alla Salernitana ci dovrà rimanere a lungo, auspico. Però non è semplicemente un combattente, è un allenatore, con le idee chiare, con una proposta didattica importante, con una capacità di collaborare con gli altri. Stamattina ha fatto anche, devo dire, un'azione molto bella, sensibile e generosa verso alcuni collaboratori preesistenti che erano nello staff precedente. Lo raccontavo prima al presidente. Un atto di grande sensibilità, perché ha invitato questi ragazzi, il preparatore atletico e il leggendario Manolo Pestrin, che tutti conoscete, a rimanere a disposizione perché collaboreranno insieme allo staff del mister. E questo per me è stato un gesto molto generoso, molto importante, che è una sorta di collagene di tutto l'ambiente. Perché, come ho detto domenica nello spogliatoio, non è che si salvano i giocatori da soli, si salvano i giocatori con tutti noi, compresi i magazzinieri, che domenica mi hanno fatto arrabbiare perché c'erano ragazzi che scivolavano in campo, e io ho la pretesa di pensare che anche i magazzinieri svolgano il loro lavoro un pochino più in esubero rispetto alle mansioni quotidiane o quelle di protocollo. E cioè, se arrivano due ragazzi dal Brasile che non sanno neanche dove stanno arrivando, non sanno che stagione è, non sanno che campi incontrano, è molto probabile che non ci abbiano le scarpe idonee.
Quindi dovevamo essere noi, tutti noi, a aiutarli ad andare in campo nelle condizioni giuste. Perché domenica, Michele, che io vi garantisco un buon calciatore, già sento qualche, non dico improperio nei suoi confronti, ma molto scetticismo, ma farà cose importanti nella Salernitana. Michele è scivolato in una circostanza speciale, perché eravamo al 90°, stava andando in porta, e poi lui, se esplode il tiro di destro o di sinistro, è uno che la rete la buca, però è scivolato, così come era scivolato spesso, ha pattinato spesso Ederson nel primo tempo. Vero è che il mister è testimone che il campo di Genova è un campo traditore, o sbaglio, mister? Poi bagnato ancora peggio. Quindi scivolano anche gli italiani, voglio dire, non solo... Però questo l'ho citato come esempio per dire che un pezzetto di risultato lo fanno tutti, lo fanno anche quelli che non vanno in campo, quindi tutti i collaboratori. Per questo sono molto contento che il mister abbia cooptato questi collaboratori della Salernitana, perché certamente anche loro con una parola, un accorgimento daranno il loro contributo. Grazie a tutti. Lasciamo la parola anche al mister e poi partiamo con le domande. Beh, intanto mi presento, ma mi hanno già presentato, e per me è veramente frutto di euforia e piacere essere qui. Anche solo vedendo la conferenza stampa mi sono già immediatamente reso conto di quello che è l'amore e la passione per questa squadra, e di questo sono particolarmente orgoglioso, perché al di là di tutto, secondo me sono poi le emozioni che riesci a provare che ti fanno dare anche quel quid in più. Da questo punto di vista quindi siamo tutti molto molto contenti, e quindi colgo l'occasione anche per presentarvi lo staff di cui parlava il direttore. Li avete dietro di voi, poi insomma a fine conferenza potrete sicuramente chiedergli e fargli qualche domanda. Manuele Caciccia, che insieme a Simone Barone, che sono i miei collaboratori stretti di campo a livello tecnico-tattico, di cui Manuele è allenatore in seconda. Poi c'è Gabriele Stoppino, che è il preparatore atletico. Poi c'è Federico Barni, che è il match analista. Questi sono i quattro che ho portato, insomma, io personalmente. Ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare gente già presente nello staff, come diceva il direttore. Simone Barone, sì. Simone Barone e Manuele Caciccia sono i miei collaboratori stretti di campo, di cui Manuele Caciccia è il secondo. Poi c'è Gabriele Stoppino, che è il preparatore, e Federico Barni, che è il match analista. Ok, poi ho visto degli uomini, dei professionisti che mi hanno comunque colpito, e io credo e parto dal presupposto che nessuno di noi fa nulla da solo. Le guide sono importantissime, ma abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri per raggiungere completamente il nostro potenziale. Quindi è giusto, e trovo giusto, non solo confermare questi professionisti, ma investirli anche dalla loro parte di responsabilità. Perfetto, allora iniziamo con le domande. Vi chiedo una domanda a testa, iniziamo dai media nazionali, poi andiamo su TV, carta stampata e siti web. Iniziamo dalla RAI. Buon pomeriggio mister. Michele Giordano, TGR Campania. Lei ha visto la squadra, l'ha seguita in due allenamenti. Se dovesse rilevare, mettere in luce la cosa più importante che è mancata fino ad oggi alla Salernitana? Ma intanto non è mia competenza, né avrei il cattivo gusto di parlare di qualcosa che mi ha preceduto. Uno, perché non ero presente, e due, perché credo che comunque ogni squadra faccia il suo percorso con chi c'era prima e ha fatto il suo percorso. Non mi va neanche però di eludere le domande o rispondere in maniera conveniente, quindi le dico tranquillamente che a me interessa da questo giorno e mezzo in poi. E devo dire che ho trovato comunque un gruppo di ragazzi seri, bravi ragazzi, molto seri, che hanno predisposizione al lavoro, e questo per me è fondamentale, e che è consapevole che bisogna cercare tutti insieme di avere idee diverse, fare qualcosa di diverso per cercare di ottenere risultati diversi. Certo, detto così, nessuno di noi ha fatto fatica. Quello che mi interessa d'ora in poi è il percorso per arrivare a quello che ognuno di noi sogna dentro di sé, e quindi da questo giorno e mezzo noi ci siamo concentrati esclusivamente su quello che deve essere il lavoro in campo, quindi sul cosa fare, come farlo, perché l'unico desiderio che abbiamo è quello di ottenere il massimo. Corriere dello Sport, poi Gazzetta. Mister, buongiorno, sono Franco Esposito, Corriere dello Sport, direttore di Telecolore Salerno. Volevo chiederle, a proposito del percorso, è un percorso molto difficile, sono d'accordo con quello che dice Sabatini,
lo stereotipo di Mr. Salvezza, The Specialist, anche io l'ho scritto, ma in realtà insomma Nicola ha dimostrato proprio con questi obiettivi raggiunti di valere tanti altri allenatori tra virgolette più celebri, posso permettermi questa considerazione. La domanda è il percorso, come lo seguirete? Cioè, innanzitutto, come giocherà questa squadra? Lei solitamente ha giocato sempre col 3-5-2, ma fin qui la squadra ha giocato in modo diverso, quindi anche sulla base di quelle che sono le caratteristiche, naturalmente, dei calciatori. E poi lei, questa situazione di Salerno, quanto somiglia a quella di Crotone? Grazie. Allora, si denota già anche la qualità delle domande dei giornalisti, perché in una domanda me la fate 5 ed è ottimo, quindi parto e cerco di ricordarmi dall'inizio. Intanto io non ho l'abitudine a mettermi in competizione con altri, sono con me stesso, con ciò che voglio raggiungere. Due, non vedo, quindi è l'ultima, non è che ci siano delle analogie, ci sono state delle esperienze simili, ma ogni sfida, ogni avventura è proprio completamente diversa l'una dall'altra. Non mi interessa neanche mettere a raffronto quelle che sono state le esperienze precedenti, e veniamo alla squadra, che è la cosa più importante. La cosa più, diciamo, impegnativa per noi in questi due giorni è stata quella di fare un'analisi dettagliata, non solo dei giocatori, che peraltro conoscevamo già tutti, ma come dico sempre, un giocatore si conosce, quindi una persona si conosce solo quando ha a che farci a stretto contatto, quindi lo puoi allenare, perché ne riesci a captare le potenzialità o ciò di cui ha bisogno per potersi esprimere al meglio. E quindi da questo punto di vista il grande lavoro che stiamo facendo è quello, unitamente già a quello che ci interessa dare, quindi ai nostri principi di gioco, all'idea che vorremmo proporre, condensiamo, siamo pratici, quello di avere, intanto di rispettare quello che è insomma, il motto anche di questa società, perché Matte animo non significa altro che coraggio, quindi l'idea di giocare con coraggio, con grande aggressività, con organizzazione di idee, è quello che noi ci prefissiamo di fare. Per farlo, anche qua non ho fatto fatica a dire tutto questo, è l'attitudine, la voglia che mette in campo, il senso di appartenenza al miglioramento individuale, è la responsabilità che non deve essere un peso, ma è un piacere per cercare di dimostrare di essere più capaci di quello che hai dimostrato finora. Quindi tutte queste cose qui per me sono non solo una sfida, sono proprio un desiderio, è una cosa che ricerco e che vorrei trasferire ai miei giocatori, di ricercare. Non si può noi abbiamo già un'idea molto chiara, nelle prossime conferenze probabilmente ci divertiremo anche a, insomma, poi voi volete sapere sempre al di là di tutto magari chi gioca, questo io lo comprendo benissimo, il vostro lavoro, ma ci divertiremo, probabilmente qualche volta lo saprete anche in anticipo. In questo momento per noi è importante completare il percorso di valutazione, ma quello che ti ho detto, cioè i principi che vogliamo cercare di attuare con questa squadra, è quello che effettivamente fa dire bisogna farlo, abbiamo voglia di farlo. Perché? Perché la classifica è chiara, signore, non è che c'è molto tempo, e quindi bisogna cercare di fare qualcosa di diverso per vedere se otterremo risultati diversi. La Gazzetta dello Sport, poi Lira TV. Buonasera mister, volevo semplicemente chiederle questo: chi i giocatori che lei ha allenato, in tanti ci riferiscono, è un allenatore che ti entra dentro, Nicola, cioè uno che anche a stagione in corso entra nella testa, nella nostra testa, e ti porta poi a dare il massimo, a restituirgli il 110%, un po' come il super bonus, quello che servirebbe adesso in questo momento alla Salernitana. Le chiedo, in questi due primi allenamenti con la Salernitana, in queste poche ore di Salernitana, di rapporto con il gruppo, lei qual è l'elemento positivo che mette fuori e che dice forse, chissà, come a Crotone, come a Genoa, come a Torino, potremmo farcela? Ecco, quale può essere la speranza? Che cosa intravede in questo gruppo, la potenzialità del gruppo, quale può essere, fin dove può spingersi? Ma io intanto non spero, lavoro. Sperare mi fa perdere concentrazione, non mi fa concentrare su quello che devo fare. Io desidero e poi lavoro. Desidero e lavoro, sogno e lavoro, desidero e lavoro, punto. Non spero, perché diventa poi problematico avere a che fare con se stessi. Da questo punto di vista confermo quello che ho detto prima, è la volontà e la voglia che ho visto in questi ragazzi di mettersi a disposizione. Certo, per quello che voglio fare io c'è da fare un bel percorso, da un punto di vista anche
di espressione poi di quello che vorremmo interpretare in campo, c'è da avere determinati requisiti e su quelli non stiamo lavorando. Nel tempo saremo anche più specifici a parlare di questi requisiti. In questo momento è giusto anche mantenere un velo di così. Lira TV, poi 8 channel. Ben trovato, Presidente Sabatini, benvenuto mister Antonio Esposito, Lira TV. La presenza qui del direttore, ma soprattutto del presidente, che ha puntato, entrambi hanno puntato su un allenatore importante che ha un curriculum forte, testimonia come questa società, che è giovane, in due mesi qui è cambiato tutto, è cambiata la società, sono cambiati gli obiettivi, sono arrivati 11 calciatori, c'è stata una rivoluzione. Lei oggi si trova a dover traghettare questa squadra verso la salvezza, figlia però di una rivoluzione che ha comportato uno stravolgimento totale rispetto a qualche anno fa, qualche tempo fa. In due mesi è cambiato tutto, è cambiato il mondo a Salerno con questo avvento. Se c'è il presidente qui, vuol dire che il presidente ci crede, al di là della posizione di classifica della salvezza. Ci crede il direttore che ha fatto 11 acquisti, credo anche in prospettiva, ma per questo campionato, non per eventualmente ripartire dalla B e puntare alla serie l'anno prossimo. Quindi voi ci credete. La domanda è: cosa e qual è l'elemento che ad un allenatore navigato come lei fa capire che questo gruppo ha dei valori in grado di poter puntare alla salvezza? Si è già percepito questi elementi, visto che lei è stato in piazze, storie diverse chiaramente, non paragonabili a queste, ma lei credo ha la giusta esperienza per capire subito se c'è quella scintilla e quella voglia di vincere, al di là della voglia di salvarsi di Iervolino e del direttore Sabatini. Diventa difficile aggiungere qualcosa dopo quello che hai detto, ma ci sono loro due e ci sono anch'io, quindi questo credo sia la testimonianza del fatto che non solo ci credo, se non sarei qui ci sarebbe un altro, e da questo punto di vista è forse la risposta, completo la tua domanda risposta legata al fatto che la cosa che mi ha colpito di più intanto è la simpatia che questa squadra esprime da fuori. Io ho visto soprattutto tutte le partite anche precedentemente, ma le ultime due partite la mia sensazione è che questa squadra possa avere livelli di miglioramento importanti, frutto di determinati passi e passaggi, e quindi sono arrivato in una società nella quale non ho mai avuto l'onore di lavorare. Mi sono reso conto dal momento in cui ho messo giù il piede che ho voglia di lavorare qui, e quindi questo è un progetto molto serio portato avanti da persone competenti, affermate, e di cui io ne voglio fare assolutamente parte. Tutto qua. 8 channel, poi TV Oggi. Mister, buon pomeriggio. Eccomi. No. Ben arrivato, Filippo Notari di 8 channel. Io volevo chiederle, mi sembra che dei calciatori che ha già allenato, gli unici siano Verdi e Bonazzoli, che tra l'altro sono anche i due calciatori che hanno segnato gli ultimi 3 gol della Salernitana. Come li ha trovati, soprattutto Verdi, che è un calciatore su cui questa Salernitana punta tanto? Salerno può essere una tappa importante anche per il rilancio della sua carriera. E poi c'è Radovanovic, Fiorillo, insomma ce n'è di giocatori che ho già avuto il piacere di allenare, ed sono esatte parole che ho utilizzato con loro. Alla mia, insomma, autopresentazione con loro ho detto: qua ci sono un sacco di giocatori secondo me forti che ho allenato, e ci sono tanti altri che avrei voluto allenare. Quindi questa è la premessa che vi faccio, ed è l'entusiasmo che mi muove per poter lavorare con voi. Detto questo, vi dirò quello che vorrei fare, ma ho bisogno del vostro aiuto assolutamente, perché io da solo non faccio niente, perché se riusciamo a attuare quello che ho in testa, secondo me possiamo migliorare. E quantomeno quello che dico sempre a tutti: una volta che uno parla di salvezza è come parlare niente, no? Torno sempre lì, mi voglio salvare, è un concetto astratto. Che cosa fai, come lo vuoi fare? Questo per me è davvero importante in qualsiasi cosa che faccio. Cosa vuoi fare e come vuoi farlo? Per me è fondamentale rispondere a queste due domande. TV Oggi, poi Il Mattino. Eccoci qua, mister. Nicola Roberto di TV Oggi Salerno, il direttore di Solo Salerno. Volevo chiederle: sabato si va in campo subito contro il Milan, che insomma è ai vertici del campionato, un debutto contro il diavolo, contro l'ex Stefano Pioli. Ha già, insomma, messo nel mirino questa partita, insomma le motivazioni ulteriori si aggiungono, perché di fronte c'è un grande avversario, e appunto se
in tre parole, in tre concetti, può riassumere anche la sua idea di calcio applicata a questo progetto salernitano. Ma certo che ci pensiamo, ma non è che le motivazioni debbano essere superiori perché c'è il Milan, che è una grande squadra. È l'idea che noi abbiamo di noi stessi che deve venire fuori. E quindi, indipendentemente dagli avversari che incontreremo, noi dobbiamo lavorare su noi stessi. Vogliamo lavorare su noi stessi. Vogliamo sentirci capaci di fare quello che abbiamo in mente di fare. E quindi, te l'ho detto, per me riassumere il concetto di quello che noi vorremmo portare è una grande aggressività, coraggio e organizzazione. Unitamente al fatto che io non ho la sfera di cristallo, quindi non posso dirti che cosa si farà o cosa otterremo, ma sono certo di questo, che se tu credi ciecamente e sei coerente con quello che credi e attui le azioni per poterlo raggiungere, produci un cambiamento. E quindi il primo obiettivo per me è produrre un cambiamento di atteggiamento. Il Mattino, poi Radio Bussola 24. Buonasera, Eugenio Marotta, Il Mattino. Mi alzo, tolgo la mascherina anche per identificarci su indicazione anche del direttore. Il comune denominatore è il tempo, mi pare di sia fin troppo chiaro. L'instant team è stato uno slogan usato da questa società, quindi io chiedo tre flash al presidente, che ho il piacere e l'onore di rivedere qui, all'allenatore e al direttore sportivo. Il tempo, perché un uomo come Sabatini, che vuole l'instant team, ci ha messo così tempo per cambiare in corsa? Il tempo in termini di contratto, risulta che c'è un'opzione sul contratto, cioè, che cosa ha chiesto o cosa ha accettato Nicola per quanto riguarda un prolungamento, promozione, salvezza, premio, diciamo, salvezza e quant'altro? E a proposito di tempo, se il tempo è lo stesso, non di quel 7% direttore, ma di quella quota salvezza che aveva immaginato quando abbiamo avuto l'onore di ascoltarla. Grazie. Parto io a rispondere. Sì, certo. Il tempo è, beh, non lo dico io, lo dico uno dei più grandi scienziati, è comunque relativo. È relativo alla capacità che hai di trovare sicuramente la chiave giusta di accesso, l'alchimia, il modo giusto di stare in campo per esprimere i propri valori. Poi il tempo dirà se tu sei in grado di poter raggiungere quello che sogni, quello che hai in fondo nel cuore, perché quello ci muove. In termini di contratto, francamente, come sempre, a me non me ne frega niente, perché non faccio, e non ho, e ho il piacere di dirlo, non è che faccio questo lavoro perché vado in cerca di un contratto. Ti dirò di più. I contratti sono forse un segno di anche di agiatezza, di adagiarsi su certe cose. Io sono qui con un contratto mentale di 3 mesi, perché quello è il mio obiettivo. Di tutto il resto a me non me ne frega niente. Il mio obiettivo personale è quello di produrre un cambiamento qui e adesso. Dopo non mi interessa, o meglio, mi interesserà dopo. Allora, io invece mi sbilancio molto di più. Ho visto che l'arte oratoria del nostro mister, devo dire, da presidente di 2 atenei è notevole, quindi è un conferenziere straordinario. Io invece mi sbilancio molto, ma molto di più. Perché per me il tempo scorre veloce, io voglio tutto e subito, io sono un guerriero. Io ho l'animo gentile e il temperamento di un grande guerriero. Quando ho chiamato il direttore Sabatini, quando ho chiamato il mister, non ho detto andiamo ordinatamente avanti. Ho detto vinciamo, combattiamo. E da loro voglio e pretendo che bisogna combattere, vincere, dalla governance, tutto il management, fino a tutti i calciatori. Siamo qui per questo. Il giorno in cui io smetto e arrivo in punta di piedi, punta e tacco, vengo da un mondo punta e tacco. Qua sono venuto invece per tirare fuori tutta la grinta. E quindi a voi non è giusto che noi diciamo, beh, andiamo avanti ordinatamente. No, andiamo avanti scompostamente, velocemente, ci metteremo tutto noi stessi. Tutto noi stessi. Questa è la verità. Questo è quello che pretendo. Questo è il DNA di questa squadra. Questo è il DNA e il marchio di fabbrica di Danilo Iervolino. Il giorno in cui ci metto la faccia e fallisco, sarò il primo
ad assumermi le conseguenze con grande responsabilità, ma ad oggi ce la metterò tutta, ho un entusiasmo incredibile. Se volete sapere cosa penso, io sono ancora ottimista, quindi quel 7% lo vedo ancora ingiusto, perché basta che ci fanno recuperare le due partite, siamo ancora in corsa. Beh, ubi maior, minor cessat, questo lo sanno tutti, quindi non credo di dover aggiungere qualcosa. Oltretutto condivido totalmente la rappresentazione del Presidente, non devo aggiungere altro. La quota salvezza intesa come classifica non la voglio neanche pensare. Io voglio pensare alle cose che facciamo, alle cose che farà l'allenatore col suo staff. Mi fido della squadra perché è una squadra inespressa, non si è espressa prima, non si sta esprimendo adesso fino in fondo e per le qualità che contiene. Quindi io mi fido perché ho visto. Mi direte, ho visto poco, ma ho visto tanto, perché un allenamento e mezzo, a me lo dico senza presunzione, anche se io questo vizio di pensare di essere uno molto competente ce l'ho, ho visto le cose che volevo vedere in questi due giorni, quindi sono particolarmente, particolarmente motivato e particolarmente ottimista. Non mi chiedere la quota salvezza, perché la quota salvezza io non la penso mai, io penso solo a vedere giocare la squadra bene e a vincere le partite, quelle che potremo vincere. Certamente penso al Milan, che è una squadra di amici, ma spero di fargli del male ai miei amici, sono tutti amici nel Milan, ma spero veramente di fargli del male, perché è una partita difficilissima, ma è una partita, e le partite hanno una prerogativa che è uguale per tutti, cioè non sono mai perse e mai vinte. Quindi noi affrontiamo questa partita che io non considero persa, considero una partita da giocare, e anzi la penso come una partita che può essere un vero spartiacque psicologico per noi. Cioè, se riusciremo a affrontare il Milan con coraggio, con sfacciataggine e anche con un po' di arroganza, allora forse avremo creato con questa partita un presupposto per andare avanti. Grazie. Radio Bussola 24 per il Corriere del Mezzogiorno. Salve mister Olga San Mauro, Telecolore. Volevo chiederle, lei prima ha detto c'erano dei giocatori una volta arrivato a Salerno che avrebbe voluto allenare, quindi giocatori della Salernitana. Le chiedo se tra questi c'è Ribéry e che ruolo avrà nella sua Salernitana. Tutti quelli che non ho allenato l'avrei voluto allenare. Non c'è un giocatore in più prima di un altro. Ho il piacere, come hanno avuto tutti, credo il piacere di incontrare un campione che è campione nella testa, che ha una mentalità da campione. E quindi io credo che ogni giocatore abbia una qualità rispetto agli altri, no? L'unicità di avere una qualità che non ha un altro. Se non riuscissimo a mettere insieme, e vogliamo riuscire a mettere insieme la qualità migliore di ogni giocatore, io credo che questo possa essere anche un'amplificazione di quello che poi è il valore. Non è poi diventa solo più la somma delle qualità, ma diventa molto di più. Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Carmelo Prestisimone. Qual è l'elemento mister che vorrebbe vedere subito in campo, in partita? Coraggio. Coraggio. E organizzazione, idee. E quanto può essere importante l'anima italiana di questa squadra, visto che c'è un gruppo italiano forte che ha grande voglia di riscatto, quanto conta sui giocatori italiani? Grazie. Ormai siamo in una realtà europea, diventerebbe sminuente per chi non è italiano, come se improvvisamente non avesse dei valori per poter concorrere o portare la Salernitana dove si vuole. No, assolutamente. Per me non c'è neanche una rappresentazione di parte, c'è solo dei valori umani, dei valori tecnici da assemblare, da costruire, da migliorare, da portare, questo è un concetto chiaro, da portare l'espressione del massimo livello, cosa che ovviamente non è ancora per tutti così, ma che vedrà noi portarli molto presto. Passiamo ai siti, andiamo a chiudere, Salernitana News, poi Salerno Today. Mister, eccomi, yeah. Sono qui. Eccomi, Alfonso Maria Vagliano, direttore di Salernitana News, il mattino Radio Alfa. Una domanda per lei e una anche per il presidente. Comincio da lei.
lei ha parlato di aggressività, di coraggio, per farlo serve anche una grande condizione fisica. Le chiedo una percentuale da questo punto di vista dell'organico che ha trovato, che naturalmente risente fisiologicamente anche di acquisti che sono arrivati sul mercato di gennaio, che non giocavano da tanto tempo. A che punto sta fisicamente oggi la Salernitana per poter essere da subito aggressiva come vuole lei? E poi le chiedo, sulla falsa riga della domanda che ha fatto la collega, il suo rapporto con i fantasisti nel modulo di gioco. Poi dopo una domanda per il presidente. Fantasisti? Con i giocatori di fantasia, con i trequartisti, con... C'ha ali, seconde punte, mezze ali, insomma. Per me l'espressione di gioco è subordinata alla qualità dei giocatori. Nelle mie idee di calcio è sicuramente la volontà di schierare più giocatori qualitativi possibili. Le qualità non sono solo tecniche, sono fisiche, sono mentali, sono caratteriali, e quindi l'intendimento è quello di esprimere il massimo delle nostre potenzialità. Io ripeto, già una precisa idea in testa, la voglio verificare assolutamente. Per me è importante che arrivi un avversario anche di questo livello, perché può darci anche delle risposte nella strada che vogliamo intraprendere. Vi ho detto i principi, vi ho dato, tanto la vedrete, dalla prossima volta ti dirò molto di più. Scusate, ma il Milan ce l'ha già un vantaggio, determinato dalla classifica. Che volete che l'allenatore dica come giocherà? Non ve lo dirà mai, o sbaglio, mister? Non oggi. Noi lo diamo un ulteriore vantaggio, ce l'hanno già, spontaneamente. Sulla condizione fisica? Sulla condizione fisica mi hai parlato di percentuali, noi possiamo monitorare sicuramente dei dati che diventano oggettivi e quindi oggettivare anche delle sensazioni, ma quanto conta la volontà? Come si può misurare la volontà di una persona, di un giocatore? Quanto riesce ad andare oltre a quello che pensava di avere, che invece magari in altri contesti non ha oppure lo trova? E quindi secondo me alla fine poi tutto muove dalla grande capacità che hai, intanto dell'idea che hai di te stesso e poi di quello che vuoi raggiungere. Il presidente, lei ha detto di aver sentito Nicola qualche giorno fa. Quando è nata l'idea di cambiare la guida tecnica? Volevate farlo prima? Come nasce l'idea di cambiare allenatore e di prendere Nicola? Più al direttore Sabatino, farla insieme. Allora, devo dire che il progetto nasce con un progetto di discontinuità sotto tanti punti di vista. Il mordente, la visione, la strategia. C'era bisogno di creare un nuovo gruppo. Io penso che il mister Colantuono abbia fatto bene. Io ieri l'ho chiamato, l'ho ringraziato e lo dico genuinamente, perché ce l'ha messa tutta. Però c'era bisogno di cambiare. Il cambiamento è sicuramente una scintilla, un qualcosa, a volte si fa meglio, si fa peggio, ma comunque c'è una necessità di dare un segnale a tutti i tifosi, di dare un segnale agli stessi calciatori. Se una cosa non va, è inutile continuare ad andare verso quella direzione, che certo è sbagliata, quindi bisogna andare in un'altra. Io ripeto, sono convintissimo che il mister Nicola sia la persona giusta, e anche oggi, dopo questa conferenza stampa, ne sono ancora più convinto, perché l'equilibrio nelle parole, la determinazione che non gli manca, la capacità di sintesi rispetto a tutto quello che ha detto, e anche la strategia, pizzico di coraggio, ha messo dentro una bella ricetta. Ecco, oggi se mettiamo insieme tutte le cose che ha detto, esce fuori la ricetta che noi volevamo. Ora faccio io una domanda, posso fare da vostro umile collega? Io la stessa domanda la faccio al nostro direttore Sabatini. Ma dunque, lui adesso, io sono esaltato dalle parole dell'allenatore, perché oltretutto lui ha colpito alcuni obiettivi miei che sono nella mia testa da 30 anni, e cioè io so che ogni calciatore, e forse ognuno di noi, ma certamente i calciatori, non riescono a reclutare fino in fondo tutte le proprie energie nervose, cioè c'è sempre qualche neurone o qualche fibra che non viene attivata, e lì ci vogliono messaggi esterni straordinari, potentissimi, perché questo possa succedere.
lui ha detto una cosa che io non solo condivido, ma che ho sempre frequentato, perché io quando parlo con i calciatori dico: tu credi di esserti impegnato, ma c'è una piccola riserva dentro di te che non hai utilizzato. E per vincere le partite, e questo lo fanno i grandi campioni utilizzano fino all'ultima stilla di energia nervosa, parlo di energia nervosa, perché poi l'energia reale, fisica, forse declina durante la partita, ma l'energia nervosa ce ne rimane sempre un pochino alla quale attingere, e i grandi campioni ci riescono. Ora, io non pretendo di avere grandi campioni a Salernitana e non gli voglio mancare di rispetto, non ci sono grandi campioni, ma ci sono giocatori importanti. A quei giocatori io chiedo, insieme all'allenatore, di attingere fino all'ultima stilla di energia nervosa e attivare tutti i propri neuroni e metterli a disposizione dei compagni. Domenica sono successe cose che io ritengo importanti, il mister lo sa, perché l'ho detto anche alla squadra, l'ho detto al mister, cioè c'è stata un'associazione tra giocatori di stima reciproca che ci ha permesso di arrivare al gol del pareggio, perché uno si è fidato dell'altro, Djuric si è fidato di Verni, Bonazzoli si è fidato di Djuric, e abbiamo fatto gol. E questo attiene anche a quella riserva, diciamo, energetica, nervosa, alla quale noi dobbiamo far ricorso e dalla quale dobbiamo attingere, ma a questo ci penserà l'allenatore. Ultimissime, Tallarino, poi Setta. Buonasera a tutti, bentrovati al presidente e al direttore sportivo, benvenuto al mister. Al presidente, in attesa che cresca la classifica della Salernitana, le chiedo se può fornirci un aggiornamento, se crescerà anche la capienza dello stadio, si lavora ad horas per poter ottenere, insomma, il tanto sospirato 4.000 in più, 5.000 in più. Più spettatori significa anche più entusiasmo e per voi anche più sorrisi, diciamo così. Al direttore sportivo ha parlato dell'azione che ha portato al gol e delle dinamiche che si sono sviluppate, e precedentemente aveva fatto riferimento a una squadra sfacciata, coraggiosa. Le chiedo se questo è anche per lei un input tattico che invia, fermo restando che l'allenatore è responsabile della squadra. All'allenatore, oltre all'azione che ha portato al gol la Salernitana, le chiedo se ha rivisto l'azione che ha portato al gol il Genoa e se ha visto questa partita dal vivo o comunque, insomma, poi dopo. E quindi, a proposito di quell'azione, visto che lei ha una carriera luminosa anche da calciatore e anche da terzino destro, se mi inquadra tatticamente, cortesemente, Mazzocchi, se per lei è un quinto oppure un terzino. Non le sto chiedendo come giocherà col Milan, ma se la Salernitana è in grado, con le caratteristiche tecniche e tattiche che ha, di poter giocare sia a 4 che a 5. Grazie. Inizio io. A dire la verità, ero proprio alle prese con il cellulare per avere notizie, quindi l'aveva criptato, c'è qualche telecamera, indubbiamente, altrimenti non avrei mai avuto un cellulare e mi sarei permesso di fare altro, ma stavo concentrato perché vi volevo dare questa notizia. Non la riesco a dare proprio ufficialmente, ma parrebbe che ci siamo per l'apertura con 2.000 posti in più, quindi mi stavo scrivendo, ma non sono riuscito ad avere l'ok ufficiale, però ci siamo veramente molto vicini, stiamo lavorando. Abbiamo notizie che il comune ha effettuato tutta la parte burocratica, ora veramente stiamo aspettando pochi piccoli dettagli, quindi dovremmo avere già da domani, massimo dopodomani, 2.000 posti in più. Sì, già per il Milan, certo. Per me era per il direttore. Ero proprio a telefono per questo. Mi stavano dicendo tribuna di Stinti. No, tribuna di Stinti. Ora vediamo, però veramente. Sì, no, certo. Se l'abbiamo, sì, infatti guardo il cellulare, sì. Dal Genoa, dal gol, che ovviamente è sempre conseguenza di una serie di errori, le chiedevo se può inquadrarmi tatticamente Mazzocchi. Le chiedo di lanciarsi almeno su questo, su quello che è il suo ruolo o uno dei tanti che ha avuto. Grazie.
Vado io? Ah, beh, questa è tecnicamente una finezza, perché in realtà giustamente il mister non risponde o non va oltre magari i propri principi o idee su quello che è, e quindi si fa una domanda su un preciso giocatore che è un esterno destro. Io, non parlando di Mazzocchi, parlo di me, io ho fatto di tutto, quindi credo che ogni giocatore che sia sufficientemente preparato, tecnicamente e tatticamente preparato, possa avere così la possibilità di far più ruoli. Ma ripeto, io ho un'idea chiara, non è che ho bisogno di avere degli input, se no non avrebbero preso un allenatore, avrebbero fatto tutto loro da soli. E quindi la mia idea è chiara e voglio vedere, sono stracurioso di applicarla. Poi non è che mi spavento se tutto non riesce subito, non credo di avere di essere un mago, non credo che chi mi ha preceduto sia un incompetente, credo che ognuno abbia le sue idee e cerca di applicarle, e io farò così. Setta, Romeo, Scapadice, chiudiamo. Mister, buonasera, Fabio Setta, quotidiano Le Cronache. Al di là della tattica, che Salernitana si trovano ad aspettare i tifosi, che sabato riempiranno lo stadio all'inverosimile, per quanto consente la capienza? E poi al Presidente vorrei chiedere se ci sono novità per quanto riguarda invece l'impiantistica sportiva per il centro sportivo, se sono andati avanti i contatti con il Comune e con l'AFI. Grazie. Sì, stiamo valutando tante cose. Ci sono dei suoli in zona ASI, ce ne sono altri nella cintura urbana che anche sono molto interessanti. Stiamo valutando dagli indici alla posizione, la capacità anche delle infrastrutture intorno. Quindi siamo al lavoro, ci sono dei tecnici che in questo momento stanno valutando e non stiamo perdendo neanche un minuto del nostro tempo, ma ci siamo con la testa e c'è tutta la volontà di fare degli investimenti non solo a servizio della Salernitana, ovvero della prima squadra, anche la primavera, ma anche per attrarre un po' gli sport minori. Penso che il calcio, che sia quello col maggiore audience, col maggior pubblico, quindi anche con la maggiore ribalta, debba essere proprio il capofila per favorire a tutti gli sport una pari dignità e una connessione, un hub che crea sicuramente un circolo virtuoso per il territorio e soprattutto per i giovani. Sì, io mi riallaccio al discorso precedente. Credo che in questo momento, a parte di sentirsi gasati per poter esordire alla Rechi, personalmente parlando, ma in questo momento io credo che la capacità di questa tifoseria, la passione di questa tifoseria abbia capito che mai come mai abbiamo bisogno proprio di essere tutti uniti, quindi aspettarsi intanto il massimo impegno, fondamentale, perché cioè, sembra banale dirlo, ma è una cosa dovuta a se stesse, dovuta al rispetto che porti o per chi rappresenti, quindi il massimo impegno ci sarà, vi assicuro, da parte di tutti noi. E poi l'idea, di la curiosità di voler esprimere le idee da portare in campo, quello è una cosa che sono particolarmente curioso. Ma impegno, abnegazione, umiltà, coraggio devono essere, dobbiamo aspettarceli noi da noi stessi, sapendo che il pubblico può darci una grande mano da questo punto di vista. Ultimi due, Romeo, Scapadice, chiudiamo. Buonasera Sabatino, Romeo della città di Salerno. Una domanda per il Presidente. Si sta discutendo per quanto riguarda la nomina del Presidente di Lega. Lei ha già ribadito più volte qual è la sua idea. Cosa si aspetta e soprattutto quali tempistiche, secondo lei, necessitano ancora prima di poter nominare questa funzione, questa carica che è di fondamentale importanza, come ha ribadito più volte, per quanto riguarda il futuro del calcio italiano. Invece per il mister, tra i tanti calciatori nuovi ci sono Ederson e Michele, che sono, come diceva anche prima il direttore, i calciatori maggiormente adocchiati dai tifosi, anche per il fascino dei talenti sudamericani. Se questi due allenamenti, mi perdoni, le hanno già permessa di inquadrarli, ecco, se Michele è un calciatore che si muove meglio da attacco a due, punta singola, così come Ederson, se è un calciatore più da mezzala oppure da centrocampo a due, a tre. Grazie. Ma io anche qua ho le idee già abbastanza chiare, no? Da questo punto di vista. Non è che ti spiegherò più di tanto in questo momento, più avanti ti dirò quello che penso davvero, anche perché se no ti darei qualche, non darei qualche spiegazione a te, forse darei qualche vantaggio ad altri, se hanno bisogno di vantaggi.
Una cosa la voglio dire molto chiara, che ci sono dei giocatori di qualità. Cioè, la cosa che ha colpito è che molte volte noi non conosciamo, noi addetti ai lavori si spera di no, si conoscono, ma quando tu alleni un giocatore che magari non è mai allenato, ti fai un'idea da fuori, poi quando lo alleni ti rendi conto delle potenzialità, quello che dicevo prima. E quindi io sono strasicuro che in questa squadra ci sono dei giocatori che trovato il contesto giusto di espressione del proprio valore, stupiranno diversi. Di questo sono certo, perché è così, perché li ho già visti. E c'è bisogno anche però della capacità di poter integrare al meglio, di poterli portare al massimo delle loro potenzialità, di poter in qualche modo integrarsi in un ambiente nuovo. Quindi ci sono tante componenti che noi diamo per scontato, ma che non lo sono, perché ognuno di noi ha magari valori anche superiori di quelli che riesce in quel momento a dimostrare. Bisognerebbe sempre fare ammenda e pensarci noi in un contesto completamente diverso da quella che magari è una nostra zona di comfort. Come reagiremo? Cosa faremo? E improvvisamente perderemo tutte le qualità che abbiamo? No. Troviamo il modo di integrare tutti al giusto posto nel momento giusto, e poi secondo me qualcuno stupirà davvero. Sì, io mi auguro che già nella prossima assemblea si possa decidere con, mi auguro, il più ampio quorum, il presidente della Lega. Presidente che faccia sintesi degli interessi delle piccole come delle grandi, un presidente che abbia a cuore l'industria del calcio in generale, efficientando logicamente i ricavi, ma anche un po' i costi, una persona molto autorevole. Quindi l'identikit e la disponibilità di Carlo Bonomi fanno sì che io possa dire oggi agevolmente che io convergo sulla figura di Carlo Bonomi, perché la reputo la migliore possibile in questo momento. Telegrafico Salerno Notizia. Buonasera. Tre domande rapidissime a ognuno di voi tre. La prima al presidente. Mi faccio portavoce di una esigenza che è venuta dai tifosi che interagiscono appunto sul web. Quando sarà possibile? Aprirete alla possibilità che i tifosi seguano gli allenamenti della squadra? Sicuramente non fisicamente, sarebbe impossibile, sarebbe un altro stadio, ma una delle idee è quella di dare la possibilità di un coinvolgimento e un'esperienza immersiva. Questo lo possono fare tranquillamente le tecnologie, ci stiamo lavorando, non si sviluppano in un giorno, come voi ben sapete, ma l'idea è proprio quella di poter comodamente da casa, sul cellulare o sul proprio laptop, vedere parte degli allenamenti, perché altrimenti il mister ci ricorderebbe che altrimenti avvantaggiamo troppo gli altri, vedere anche come vanno in palestra, poter chiedere a loro un videomessaggio, quindi avere un'interazione con i loro beniamini. Ci stiamo lavorando, io di lavoro faccio il tecnologo. Forse quindi chiedevano più, come dire, una partecipazione fisica, magari con qualche allenamento alla Reiki. No. Quello lo valutiamo, perché quella apre un'altra famiglia ancora di riflessioni, quella del comune, della disponibilità, di quando e come. Apre un'altra famiglia. Io sono sempre possibilista, quindi, nelle cose. Poi mi piace esplorare, perché se si fanno delle cose e si fanno male, poi si può sempre ritornare dietro. Non farle, poi si vive di rimpianti. Ecco, io voglio vivere di recriminazione e mai di rimpianti. A proposito di recriminazioni, mi fa un assist per la domanda che volevo porgere al direttore sportivo Sabatini. Non teme, direttore, che ci possa essere qualche rimorso a fine stagione di non aver anticipato questa soluzione tecnica? Questo mi è già capitato nella Roma parecchi anni fa. Mi è già capitato nella Roma, ma credo che tra i compiti del direttore sportivo ci sia quello di proteggere l'allenatore in corrente. Io proteggerò, credo che non ne abbia bisogno, ma c'è sempre un momento in cui l'allenatore c'è bisogno di protezione. Io sono abituato a proteggere l'allenatore. Lo proteggo rispetto a quello che vedo, e vi garantisco che Colantuono ha messo tutto quello che aveva in campo. Lui sì che ha reclutato tutte le sue energie nervose per poter allenare bene la squadra. Dopodiché, quando l'ho chiamato per dirgli che cambiavamo, gli ho detto anche che non era stato fortunato,
perché bastava poco per poter andare avanti. Però il compito di un direttore sportivo non è quello solamente quello di individuare i calciatori, è quello di gestire il gruppo di lavoro e di aiutare l'allenatore, che c'ha sempre bisogno di aiuto, anche se è bravissimo. Una volta ho fatto un errore di questo genere a Roma, perché ho ritardato molto l'avvento di Spalletti, che poi ha fatto 87 punti, che era una quota scudetto, per proteggere un allenatore che secondo me meritava comunque la stima della società e anche la protezione della società, che era Rudy Garcia, che aveva fatto 10 vittorie consecutive all'inizio dell'anno prima e non mandava proprio di farlo licenziare. Ma ammetto che a distanza di anni e facendo un po' di conti, credo di aver sbagliato. Okay. L'ultima domanda è per l'allenatore. Volevo chiederle, mister, se nella sua scelta ha inciso più l'entusiasmo della proprietà, della società, la passione dei tifosi e quindi della piazza, oppure le potenzialità del gruppo? Tutto, ma quello che mi ha colpito è il progetto che hanno in mente, una condivisione anche di valori che io sento mia. Fermo restando che a me interessa, ripeto, questo momento storico, questo obiettivo, perché comunque è motivo anche per me di rimettermi alla prova, di scoprire qualcosa di nuovo di me. Quindi a me interessa far bene, produrre un cambiamento. Qua ci sono delle persone di valore che hanno importanza sotto tutti i punti di vista, e poter essere qua per me è comunque motivo di orgoglio. Ok, giusto due rapidissimo, Franco Esposito, avevo una domanda credo per il presidente, e poi c'era Salerno Granata dietro. Anche se ha pensato che sabato De Laurentiis tiferà Salernitana, insomma, quindi se l'ha sentito, e davvero andrebbe dal Papa a piedi se la Salernitana dovesse salvarsi, come ha detto ad un tifoso, pare, ieri dopo l'allenamento. Ma no, uno scambio di battute. Figuriamoci se scomodo il Santo Padre per queste questioni, assolutamente, credo abbia ben altro da fare. Presidente? Io tiferò Napoli come lui tiferà Salernitana, il vero ponte, il vero gemellaggio potrebbe proprio scattare questo weekend, ce lo auguriamo. Lira, poi Salerno Granata e chiudiamo. Senta, Presidente, nella mia domanda al mister di partenza parlavo di terremoto, di rivoluzione, non c'è stata possibilità di sentire la sua parola, le sue parole, perché quando lei parlava anche sui social in tempo reale, le persone dicevano: ci emoziona questo presidente quando parla, perché non ci sentiamo rappresentati quello che forse era mancato in passato. La domanda: si aspettava questi due mesi così particolari, turbolenti? Come li sta vivendo questi due mesi da quando è diventato proprietario della Salernitana, da quando si è insediato, da quando ha deciso di fare calcio? Perché a molti tifosi questa società ha stravolto la visione, la vita. E a lei, e soprattutto, ci crede nella salvezza? Quanto ci crede nella salvezza? Io le devo dire che ho un po' risposto a tutte queste domande, però gliele metto in fila di nuovo. Ho aperto questa conferenza dicendo quanto sono felice. Sono realmente felice. La Salernitana mi ha dato un pieno di entusiasmo. Ho ringraziato i tifosi perché ho ricevuto un affetto incredibile, ho una gioia nel gestire questa società, non mi pesa il lavoro e mi sto appassionando realmente al 100%. Un po' di amarezza, ecco, un po' di amarezza le ultime due partite. Non sono uno che fa polemiche, ma in generale le ultime due partite, un pizzico anche, le ultime due o tre, perché un po' gli arbitri, le cose, non ho aperto polemiche, non ho aperto un dibattito, perché penso che bisogna sempre mantenere i toni bassi, però devo dire che un po' d'amarezza, ecco, anche a Genova potevamo spingere un po' di più, con lo Spezia avete visto la partita, penso che sotto gli occhi di tutti, che forse un rigore c'era ed era sacrosanto, l'ultimo, gli altri ci potevano anche stare, ma così come mi rispondono sempre tutti ci potevano anche stare, vuol dire ci potevano anche non stare, no? Quindi a distanza di pochi minuti, perché questa era la risposta un po' di tutto il gruppo arbitrale, abbiamo giocato una bellissima partita, è stato un vero peccato, e purtroppo il tempo scorre, erano delle occasioni molto importanti. Diciamo che
in tutte e due partite la notte ho dormito veramente male, il che vuol dire che da una parte è un sintomo di grande attaccamento, all'altra è un po' una cosa che mi nuova per me, questa emozione, questa elettricità. Io ci devo fare l'abitudine, lo farò in fretta comunque. Non ce la farà mai, Presidente. Salerno-Granata e chiudiamo. Non ce la farà mai, questo glielo dico io. Buonasera a tutti. Ho passato 40 anni a tentare di non guardare i risultati e di dormire la notte. Non è così, non si dorme. Devo dire, perché questa è proprio è un retrobottega simpatico, perché io e il direttore ci sentiamo proprio la notte, perché ci sentiamo la mezzanotte, all'una e mezza, il direttore non dorme, io dormivo anche bene, invece mi sta abituando a dormire poco e male. Dice l'ultimo. Pronto? Sì. Buonasera a tutti, Alessio Esposito, salernogranata.it. Innanzitutto benvenuto mister Nicola. Volevo chiederle, nelle sue esperienze precedenti ha ottenuto numerose salvezze ispirate. Quali sono le corde che è riuscito a toccare nell'animo dei giocatori che ha allenato, e se crede che in questi casi l'aspetto mentale incida allo stesso modo, se non di più, dell'aspetto tattico? Mi stavo chiedendo, sentendo la domanda, come si possa, insomma, discernere l'aspetto tecnico, mentale, tattico, fisico. Noi siamo un tutt'uno, siamo persone, diventa difficile dire dove inizia uno, dove finisce l'altro. Quindi per me, quando si parla di qualcosa, è sempre parte di un tutto. Insperate, non lo so, no, desiderate sempre, come dal primo giorno che sto facendo adesso. E poi invece funzionali ad aver trovato l'alchimia giusta, l'espressione di gioco corretta per quel contesto e solo dopo tanto lavoro che non mi pesa, che mi rende libero da questo punto di vista. E quindi qui farò la stessa cosa, non riesco adesso a paragonare le questioni, sono tutte diverse, come siamo diversi ognuno di noi. Di sicuro ci tengo a dire che credo che l'espressione più grande di ciò che noi desideriamo e sentiamo sia rappresentata forse da me per ultimo, ma dalle persone che mi siedono ai fianchi. Ognuno poteva starsene a casa sua, ha creduto in qualcosa di importante. Molte volte si insegue qualcosa che ti completa, non si sa se raggiungerai quello che vuoi, ma lo fai. Perché lo fai? Perché ti fa sentire vivo, perché ti fa sentire completo. E quindi io sono stato forse contagiato da tutto questo. Ok, grazie a tutti. Grazie. Nuri.